Buonasera a tutti, grazie della partecipazione, porto il saluto dell'amministrazione comunale, tutte le autorità civili, militari e religiose presenti questa sera, un ringraziamento all'avvocato siciliano perché è riuscito insieme all'amministrazione a portare il dottor Gratteri per la quarta volta qui a Corridonia e un bel... diciamo che forse le è piaciuto, e un benvenuto ad Antonio Nicaso e al dottor Gratteri e al giornalista che questa sera intervisterà il dottor Gratteri e il professor Nicaso, la signora Lombo. Quindi un saluto, dicevo, da parte dell'amministrazione comunale. È un piacere avere qui il dottor Gratteri, il professor Nicaso, che ci parleranno dell'ultima loro fatica letteraria, Fiumi d'oro, come l'Andrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale. Quello che ci interessa molto, quello che ci racconteranno, ci interessa anche e soprattutto il concetto di legalità. Noi abbiamo in mente la legalità, che non è una parola vuota, ma è un contenitore di valori che secondo noi sono alla base della vita civile di una società. Non voglio trattenervi a lungo, vorrei chiamare un attimo qui l'avvocato siciliano per un saluto, poi cederei la parola alla giornalista Benedetta Lombo per l'intervista. Prego, avvocato. Buonasera a tutti, benvenuti, un benvenuto caloroso al dottor Gratteri, al professor Nicaso, nuovamente i nostri ospiti. Ringraziamento al sindaco con il quale abbiamo condiviso l'organizzazione di questo evento, ma in continuità con quanto avveniva già in passato, perché quando ho deciso di non candidarmi, comunque parlando con Paolo, ho detto che il mio impegno per la città non veniva meno, e questa è anche una forma di impegno, perché gli anticorpi bisogna formarli, bisogna alimentarli, ma soprattutto per chi fa il lavoro del dottor Gratteri, per chi approfondisce gli argomenti come il dottor Nicaso, ritengo che sia importante non solo non sentirsi soli, ma sentirsi appoggiati da tutti quanti. Grazie a tutti per essere intervenuti, buonasera e buona attenzione a tutti. Sì, grazie. Prima di iniziare vorrei omaggiare i nostri ospiti con una pubblicazione su Eugenio Nicolai, un eroe nell'inferno di guerra, che è un nostro concittadino morto 100 anni fa. Questa pubblicazione è stata curata da Pietro Molini, che è un nostro amico e concittadino, quindi ho il piacere di regalarla a lei, dottor Gratteri. Prego, Benedetta Lombo. Prego, Nicaso. Bene, grazie a tutti, cedo parola e il microfono alla giornalista Benedetta Lombo, prego. Allora, buonasera, benvenuti. Fiumi d'oro è l'ultimo libro, il 12esimo se non sbaglio, scritto insieme. 13esimo. Nel corso della serata vedremo, insomma, da dove nascono e dove finiscono questi fiumi di denaro. Io però vorrei iniziare la prima domanda con lei, procuratore, chiedendole: due giorni fa, il 12 aprile scorso, lei è stato invitato a Rotterdam dalla DEA, l'Agenzia Federale Antidroga Statunitense, e dal procuratore nazionale olandese alla Conferenza Internazionale Antidroga per portare il suo contributo in materia di contrasto al narcotraffico. Come è andato il confronto? Sì, io sono stato invitato in rappresentanza dell'Italia a questo incontro che, durato una settimana, io sono stato lì due giorni. Ogni anno nel mondo 134 paesi si incontrano in uno stato diverso, quest'anno è toccato l'Olanda, per discutere delle droghe, vino, cocaina, acidi, droghe sintetiche,
per discutere quindi i nuovi flussi, le nuove rotte, le nuove tecnologie, il nuovo contrasto, per discutere le criticità dei vari sistemi normativi che stridono nel momento in cui si va a contrastare sul piano internazionale le mafie, i narcotrafficanti. E sono stato, mi hai inorgoglito, mi ha fatto piacere essere stato l'unico magistrato italiano ad essere invitato a questo consesso internazionale dove c'erano il meglio della polizia giudiziaria del mondo e della magistratura. E io in particolare, intanto la cosa che mi ha confortato e inorgoglito, ne parlavo con Antonio Di Caso in questi due giorni, perché sono rientrato ieri alle 14.30, alle 15 siamo stati a Bologna a un master all'università e poi ieri sera siamo stati in un comune in provincia di Reggio Emilia. E poi quindi abbiamo parlato ieri sera, stanotte con Di Caso e gli raccontavo sostanzialmente tutti gli interventi che sono stati fatti sul piano internazionale hanno confermato tutto quello che noi abbiamo scritto in questo libro Fiumi d'Oro, cioè ad esempio in materia di riciclaggio, in materia di monete elettroniche, bitcoin, in materia di supremazia purtroppo ai noi dell'andrangheta nel traffico di cocaina. E poi ovviamente come al mio solito sono stato duro, scostumato, irriverente nel momento in cui ho parlato, io mi sono confrontato parlando dei vari sistemi giudiziari, la difficoltà che noi abbiamo anche nella stessa Europa a contrastare le mafie, a contrastare il narcotraffico, perché sapete benissimo che l'Europa sostanzialmente è un'Europa economica, è un'Europa bancaria che si interessa poco, se non a parole, di sicurezza, che si interessa poco della tutela nei confronti delle mafie. Perché dico questo? Perché sostanzialmente, malgrado ciclicamente, noi riusciamo comunque con le unghie e con i denti ad arrestare mafiosi, ad arrestare trafficanti di cocaina in Europa, in Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo, Francia. Ad esempio noi due mesi fa in un'indagine dove abbiamo arrestato 169 persone indagate che sono in questo campo mafioso, abbiamo arrestato 13 in Germania che imponevano l'acquisto da parte di ristoratori di vino, di semi lavorati per le pizze ai gestori dei locali che c'erano in Germania. In tre land, pensate, della Germania, quindi non un fatto isolato, ma un fatto sistematico. E allora i sistemi normativi stridono con quello che è la realtà criminale in Europa. Cioè sostanzialmente i confini, gli stati, in Europa sono un nostro problema mentale, non un problema dei mafiosi, dei trafficanti di cocaina o degli dranghetisti, o dei camorristi, o di quelli di Cosa Nostra, o del Basilisco, della Serra Unita, della Quinta Mafia. Cioè un dranghetista si muove tra Germania, Belgio e Olanda, come voi vi muovete a Corridonio o a Macerata, con la stessa facilità. Io per inseguire un trafficante di cocaina io devo fare una rogatoria col Belgio, una con la Germania e una con l'Olanda, e quando io ho finito il ciclo delle rogatorie, anche se c'è il trattato di Schengen, anche se ci sono i trattati e quindi si è velocizzati nel fare richieste, nell'ottenere risposte, ma sempre e comunque ci troviamo davanti a sistemi faraginosi e inidoni, considerando la globalizzazione del mondo, considerando l'informatizzazione del mondo, considerando la velocità con la quale si comunica e i mezzi con i quali si comunica.
e noi ancora siamo lì con la rotatoria, cioè non abbiamo per esempio il potere, il procuratore di Macerata, di intercettare un italiano che si trova ad Amsterdam, da Marotta o da Nonvers. Lo può fare, sì, sempre facendo la richiesta alla procura del luogo dove si trova la persona, ma quantomeno per i reati in materia stupefacenti di avere questo potere, di poter lavorare in Europa. Ma questo è molto difficile, perché noi dovremmo avere una Europa federale, e quindi avere una struttura federale, e per poter muoversi sul piano della macrocriminalità e poter muoversi come se fosse un unico Stato, altrimenti continuiamo a fare il gioco delle mani. Ma non mi pare questo il momento storico in cui in Europa si possa parlare di Stato federale, si possa parlare di accelerazione del processo di unificazione dell'Europa. Anzi, c'è un vento completamente contrario e opposto. E quindi abbiamo un'Europa che si muove a due velocità. C'è un'Europa che sul piano economico, sul piano monetario va a 100 e sul piano della sicurezza va a 20. Ed infatti, ad esempio, noi abbiamo visto quello che è successo a Bruxelles, quello che è successo in Francia, quello che è successo in Olanda, quello che è successo in Germania. Cosa voglio dire? Noi spesso siamo allenati, siamo abituati a parlare male dell'Italia, a denigrare l'Italia, tutto è negativo, all'estero è tutto più funziona, tutto perfetto, tutto efficiente. Non è sempre così. Io vi posso assicurare che sul piano investigativo, io per motivi di lavoro ho lavorato con tutte le polizie del mondo, con le principali polizie del mondo, con quelle del Sud America, Centro America, Nord America, Europa, Centro Asia, e vi assicuro che l'elite della polizia giudiziaria italiana non è seconda a nessuno. Noi abbiamo fatto indagini anche con 15-16 paesi del mondo, cioè attorno al tavolo c'erano polizie di 16 paesi del mondo, e magistrati di 16 paesi del mondo, e noi eravamo lì con l'elite della polizia giudiziaria italiana. Vi assicuro che la polizia giudiziaria italiana, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, erano dominanti rispetto a strutture come la DEA, rispetto a strutture come Scotland Yard, rispetto a strutture come il PKP tedesco, eccetera, eccetera. Questo deriva da una conoscenza e da una cultura le scuole di formazione delle forze dell'ordine hanno in Italia, la cultura del controllo del territorio, che anche se di fatto oggi avviene di meno rispetto a 10 anni fa, grazie ai tagli che la politica ha deciso di fare negli anni passati, di queste cose non ne parla nessuno, tranne i sindacati quando sono in campagna elettorale, nemmeno i politici quando sono in campagna elettorale, perché nemmeno mi sanno queste cose. Anni fa si è deciso di fare i tagli alle forze dell'ordine, ora ci troviamo con buchi anche nel 30%, e quindi di fatto alcune parti del territorio non sono ben controllate come lo erano 10-15 anni fa. Però la cosa importante è cos'è? Questo è un fatto che si può recuperare, anzi si sta recuperando, perché negli ultimi 2 anni sono stati fatti molti concorsi in più nelle polizie, carabinieri e guardia di finanza. Però la cosa importante è che è rimasta nella testa della polizia giudiziaria italiana, della polizia carabinieri di finanza e carabinieri, nella testa è rimasto l'idea del controllo del territorio, che è una cosa importante, è un concetto importante. Conosce il territorio, cioè il carabiniere che sa tutto del paese, che è una miniera per le polizie giudiziarie centrali che fanno indagini sulla macrocriminalità. Il maresciallo del paese per me è prezioso,
perché anche quando bisogna, cioè noi sentiamo al telefono il grande trafficante eccetera eccetera, giriamo il mondo però poi non siamo, sappiamo dove abita per andare ad arrestarlo. Quindi è fondamentale la capillarità sul territorio da parte del Servo. E questo, questa cultura all'estero non c'è. All'estero, quindi questo è un valore aggiunto che ha la nostra polizia giudiziaria. È una cultura importante. E quando è successo quel che è successo ad esempio a Bruxelles, o alla periferia di Parigi, o nel cuore di Parigi, a me non ha meravigliato. Cioè quando ho visto la facilità con la quale è stato possibile penetrare, è stato possibile entrare nel cuore di una metropoli, non mi ha meravigliato, perché conosco il modus operandi, la gestione, l'idea e la sensazione della sicurezza, la percezione della sicurezza che si ha all'estero. Cosa che invece noi italiani da questo punto di vista siamo molto avanti. E allora non dobbiamo perdere questo patrimonio. Però perché vi ho fatto questo giro lungo? Perché io poi, come sempre, mi piace essere concreto facendo degli esempi, dico, se noi vogliamo contrastare le mafie che sono un problema mondiale, e le nostre mafie sono purtroppo, e noi sono leader nel mondo occidentale, noi abbiamo bisogno di nuove regole del gioco, di sistemi processuali, penali, detentivi diversi rispetto a quello attuale. Noi ci lamentiamo del sistema farraginoso italiano, però voi immaginate invece quello che non c'è in Europa, il vuoto che c'è in Europa. Voi pensate ad esempio, parliamo di intercettazioni ambientali, in alcuni stati del centro Europa, del nord Europa, non è possibile fare un'intercettazione ambientale nella stanza da letto. Se io so che non si può fare intercettazione ambientale senza da letto, io tutti gli imprenditisti di quello stato me li porto nella stanza da letto e ci parlo a dentro. Quindi queste miopie, questi modi di ragionare in modo settoriale fanno il gioco delle mafie. E allora noi dovremmo partire dal sistema giudiziario italiano, che va migliorato, va informatizzato, va reso ancora modificato in modo tale che sia ancora meno conveniente degli altri. Però dobbiamo partire in Europa, quantomeno in Europa, dal sistema giudiziario italiano. Qualche anno fa è stato fatto questo ipotesi di lavoro. C'era il semestre italiano. E si stava discutendo di omologazione dei codici. Subito dopo c'era, mi pare, la Lettonia. Cos'è accaduto? È accaduto che a un certo punto il sistema giudiziario base per parlare di omologazione dei codici era quello della Lettonia. A quel punto fortuna ha voluto che gli italiani si sono alzati alla sedia e si sono allontanati. Perché voi immaginate, noi abbiamo una legislazione dell'emergenza, noi abbiamo un secolo di legislazione antimafia creata sul sangue versato dei nostri eroi, magistrati e forze dell'ordine, che sono morti in nome di un'idea per difendere la nostra nazione. Ora, questo sistema giudiziario che con fatica, col sangue dei nostri eroi, sì, lo vogliono... Pensano di omologarlo, ma come? Con un ribasso, ma non se ne parla nemmeno. Infatti, quando sono stato invitato ai consigli generali dell'antimafia a Milano, tutti si riempirono la bocca di fare la Procura Europea. E gli ho detto, mi sono alzato come Pierino, gli ho detto, scusate, ma noi italiani in questo momento, sul piano internazionale, quale forza abbiamo rispetto a Germania e Francia? Siamo in grado di dire, di dettare noi l'agenda? Siamo in grado di imporci rispetto a questi stati? Non è che gridiamo, vogliamo tutti il procuratore nazionale europeo e poi il procuratore antimafia europeo e poi chi lo farà il procuratore nazionale antimafia europeo? Uno di Copenaghen o uno della Lettonia? Attenzione,
a non fare di questi errori. Cioè, quando si va attorno a un tavolo a discutere bisogna essere attrezzati, e se è necessario fare un fermo pesca, non percorsa, dobbiamo modificare se c'è una reformatio in peius nel contrasto alle mafie. Ma quello che mi chiedo a questo punto, non c'è un interesse anche in stati, in paesi come la Germania, come la Spagna, che comunque sono toccati profondamente dal problema mafioso, a proprio venirsi incontro? Nel senso, il peso dell'Italia, come dice lei, è quello che è, però non c'è un interesse, quindi una spinta anche da questi altri paesi, non dico la Lettonia, ma Germania e Spagna? Purtroppo io sono abituato a valutare, ad analizzare in base ai fatti. Se noi andiamo a discutere sul piano internazionale, in un consenso, noi ad esempio con il professor Di Casa siamo stati invitati più volte a Bruxelles a parlare nelle varie commissioni, e io ricordo perfettamente un parlamentare tedesco che mi urlava in faccia dicendo che in Germania l'andrangheta non c'è. E io cercavo di argomentare spiegando come c'era e dove c'era, lui no, che non c'era. A un certo punto ho detto, vabbè, è inutile che perdiamo tempo. Gli ho detto, guardi, ha ragione, mi sono sbagliato io, l'andrangheta non c'è in Germania, la strage di Duisburg l'ho fatta io. E così si sente. Quindi voglio dire, purtroppo, mediamente, in genere, i politici, un politico tedesco, un governante tedesco, più che un politico tedesco, cosa dovrebbe dire? Se si siede attorno a un tavolo, in una conferenza, e dice sì, c'è l'andrangheta in Germania. Allora poi la domanda successiva al giornalista quando c'è, e come c'è, dove si trova, e da quanto è che c'è l'andrangheta in Germania? Il governante tedesco dovrebbe dire da 25 anni, da 30 anni c'è l'andrangheta in Germania, perché noi sul piano processuale, sul piano probatorio, sul piano investigativo, possiamo dire che c'è la 30 anni in Germania. Bene. E l'altra domanda del giornalista qual è? Come mai lei non ce l'ha detto? Come mai l'ha nascosto? Qual è il politico che si assume questa responsabilità? I politici normalmente, quando governano, non ammettono che sia un problema. Intanto, ammettere che c'è la mafia in Germania vorrebbe dire, dovrebbe spiegare perché per 25 anni ha detto che non c'era. Seconda cosa, ammettere che c'è la mafia, che c'è una perversità della mafia nei mercati, perché con i soldi provenienti dal traffico di cocaina si compra tutto, anche in Germania, e non solo la 'ndrangheta, ma anche i cartelli colombiani comprano in Germania. Voi pensate che solo il 9% dei soldi che si ricavano dalla vendita della cocaina ritorna in Sud America, il resto viene reinvestito in Germania, in Francia, in Belgio, in Olanda, comprando tutto ciò che è in vendita. Questo cosa vuol dire? Che questi soldi fanno saltare le regole del libero mercato, fanno saltare la concorrenza, cioè un imprenditore normale deve andare in banca a prestarsi i soldi con gli interessi all'8%, un trafficante di cocaina che si trasforma in imprenditore, con i soldi che ha della cocaina, fa saltare le regole del libero mercato. E allora, in questo modo dire che c'è una pervasività delle mafie in paesi avanzati vuol dire poi scoraggiare gli investitori. E chi va a scoraggiare gli investitori dicendo che c'è una presenza sistematica delle mafie e non occasionale? Quindi è sempre un discorso politico e di convenienza, sta a noi tecnici dire, denunciare, spiegare alla gente il livello di pervasività delle mafie, senza creare allarmismi o pervasività, raccontare i fatti. Più tardi torneremo su questo argomento che comunque si presta a diversi spunti di riflessione. Dal vostro libro emergono tre macro fenomeni che sono poi connessi tra loro: corruzione, riciclaggio e criminalità organizzata. Ovviamente partiamo dall'ultimo per arrivare poi anche agli altri. Il primo capitolo di Fiumi d'Oro
ripercorre la stagione dei sequestri ed è da lì, quando la cocaina non era ancora diventata, diciamo, il principale polmone economico dei locali calabresi, che l'Ndrangheta inizia a crearsi il proprio capitale e la propria egemonia criminale. Non è il primo sequestro, ma sicuramente è stato quello più mediatico. Nel 1973 viene rapito John Paul Getty III. Perché è stato così importante questo sequestro? La stagione dei sequestri ha in un certo senso fatto conoscere l'Ndrangheta nel mondo grazie anche al sequestro di Paul Getty, che era all'epoca il nipote dell'uomo più ricco del mondo. L'Ndrangheta riuscì ad acquistare l'ostaggio da alcuni balordi che lo avevano sequestrato a Roma e poi lo ha gestito questo sequestro, e quello fu uno dei tanti sequestri di persona. L'Ndrangheta ad un certo punto riusciva anche a gestire diversi sequestri e nello stesso tempo riuscita a operare sequestri anche lontano dalla Calabria. Quella è stata una delle tante sottovalutazioni. Le sottovalutazioni nei confronti dell'Ndrangheta sono innumerevoli. Dal 1869 in poi l'Ndrangheta è sempre stata sottovalutata, è stata sottovalutata nel periodo del fascismo, anche perché era riuscita ad infiltrarsi nel Partito Nazionale Fascista, raggiungendo anche posizioni di importanza, di rilevante importanza, e sottovalutata durante la stagione dei sequestri anche per il fatto che gli ndranghetisti venivano considerati dei pastori rozzi e quindi non capaci invece di creare delle reti e dei veri e propri network tra Calabria e regioni lontane da Calabria come la Lombardia e il Piemonte, dove ci sono stati diversi sequestri di persona. L'importanza di quella fase è che Ndrangheta è riuscita ad investire i soldi dei sequestri nella cocaina, cominciando a fare affari con il cartello di Medellin e poi il cartello di Cali, e quella fu la grande intuizione dell'Ndrangheta, che nel tempo è riuscita ad accumulare enormi ricchezze. Ecco, partendo da questo dato, quindi dalla capacità dell'Ndrangheta di acquisire notevoli ricchezze grazie soprattutto al traffico internazionale di cocaina, oggi noi abbiamo un'organizzazione che si è fortemente globalizzata, un'organizzazione che è presente in quasi tutti i continenti. Io vivo tra Canada e Stati Uniti e gli Stati Uniti sono stati il primo paese in un certo senso dove l'Ndrangheta ha messo radici, seguito poi dal Canada e dall'Australia. Oggi, come diceva anche il procuratore Gratteri, l'Ndrangheta è fortemente presente in Germania e dappertutto. Ora, queste enormi ricchezze sono ricchezze che si accumulano in denaro contante. Quando noi abbiamo scritto questo libro, la cosa che abbiamo notato un po' andando in giro, noi viaggiamo molto, io viaggio molto non soltanto per il lavoro che faccio di analisi, ma anche come docente universitario, vengo spesso chiamato come consulente di governo e di polizia, quindi ho la possibilità di incrociare dei dati, e quello che emerge fondamentalmente da tutta questa grande ricchezza è la facilità con cui il denaro della cocaina entra nel mercato dell'economia, nell'economia legale. E ci sono due dati. Lei citava la corruzione. La corruzione è uno dei tanti sistemi utilizzati per espandersi, ma ci sono due dati su cui vorrei farvi riflettere. Il primo nasce da una conversazione intercettata. Un ndranghetista dice: se vengono da noi significa che hanno bisogno di noi. Il secondo dato invece è una conversazione intercettata negli Stati Uniti. Parlano due banchieri, uno dice all'altro: se questi soldi non ce li prendiamo noi, se li prendono gli altri. Allora, con queste due conversazioni intercettate, vi vorrei far riflettere su due cose. Uno,
che l'Andrangheta oggi non avrebbe competenze specifiche per poter investire 53 miliardi di euro l'anno, perché al massimo riesce a limitarsi alle false fatturazioni, al massimo riesce ad investire nel mattone che rappresenta una riserva di valore, ma non è capace di gestire i grandi flussi dell'economia e della finanza. Quindi se vengono da noi significa che hanno bisogno di noi. Praticamente mi riferisco a tutti quei soggetti economici che cercano i soldi dell'Andrangheta, e quindi penso alle banche che sono i canali di maggiore riciclaggio. Vi faccio alcuni esempi: ci sono delle banche che sono sulla terraferma canadese o americana, ma che hanno filiali nei paesi offshore, e quindi praticamente con un sistema semplicissimo, ci sono degli internazionalisti, degli avvocati che costituiscono società di comodo, depositano i soldi in una filiera di una filiale di una banca canadese in un paese offshore, quei soldi non li muove, deposita 10-20 milioni in contanti in un posto dove nessuno chiede l'origine o la fonte di quel denaro, con quei soldi a garanzia nella filiale sulla terraferma vengono chiesti mutui, prestiti che consentono a dei prestanome di investire soldi che sono legittimi grazie alla garanzia costituita da soldi sporchi che vengono investiti da banche che cercano quel tipo di liquidità. Ecco, questo è quello che purtroppo succede in giro per il mondo, dove l'economia criminale ormai ha praticamente invaso il mercato. Oggi possiamo dire senza tema di smentita che il riciclaggio è la linfa dei mercati. Non è possibile pensare all'economia mondiale senza tenere conto di tutti i soldi che girano grazie al traffico di sostanze stupefacenti, al traffico di armi e al traffico e a tante altre attività illecite. L'Andrangheta chiaramente utilizza sistemi anche più rozzi come l'usura, che è un sistema molto efficace di riciclaggio. Quando bisogna dare e prestare soldi a strozzo, i soldi non vengono dalle banche, o a volte vengono anche dalle banche, ma a volte sono denaro contanti che sono provento di attività illecite e vengono utilizzate per prestiti ad usura. Quindi questa organizzazione oggi è in grado di poter gestire tutta questa rete di collegamenti che ha in giro per il mondo grazie a posti che sono praticamente delle sponde straordinarie. Noi in questo libro identifichiamo un terzo elemento. Noi abbiamo sempre parlato di paradisi fiscali, di paradisi bancari come grandi opportunità di riciclaggio. Oggi c'è una terza opportunità meno nota ma molto più efficace, e sono i paradisi normativi. Nicola Gratteri accennava a questo aspetto ed è un aspetto fondamentale. Vedete, i paradisi normativi sono quei paesi in cui non ci sono leggi adeguate per combattere le mafie e il riciclaggio di denaro, e sono tanti, dalla City di Londra, City of London, all'Liechtenstein, all'Africa, al Principato di Monaco, a San Marino, a tutti i paesi caraibici, tutti i paesi offshore del Commonwealth, dell'ex Commonwealth, tutte quelle realtà, vedete, in cui oggi in Europa non è possibile applicare nessun tipo di normativa né antiriciclaggio né di contrasto alle mafie. E sono tanti questi paesi. Sono tanti questi paesi perché ci ricordano fondamentalmente la difficoltà di concepire il fenomeno mafioso, che è concepito soltanto nell'ambito dell'aspetto criminale. Quando le mafie non utilizzano le armi, quando le mafie non utilizzano la violenza, non costituiscono un pericolo, non rappresentano un pericolo, e quindi vengono sistematicamente sottovalutate. E questo è quello che si sta registrando. Concludo facendo un riferimento all'ultimo caso che ha richiamato
a livello internazionale l'andrangheta in causa, e mi riferisco all'omicidio del giornalista ucciso in Slovacchia. Secondo me c'è stata una fretta mediatica ad arrestare 10 persone che sono stati subito scarcerati il giorno dopo. L'andrangheta secondo me ha imparato la lezione a Duisburg e sicuramente non è stata responsabile dell'omicidio del giornalista. L'omicidio del giornalista potrebbe essere riconducibile alla politica corrotta di quel paese, però è importante capire la modalità di quella vicenda. Che cosa succede? Oggi noi non siamo più prioritari come paese, non costituiamo più una priorità nell'ambito dei finanziamenti strutturali, dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Una volta, quando l'andrangheta aveva la possibilità di costituire società in collaborazione con i tedeschi, con altri cittadini europei in Calabria, creare i parchi eolici, lo poteva fare perché la Calabria era prioritaria, investivano il 30% e ottenevano il 70% a tasso perduto e a fondo perduto e a tasso agevolato. Adesso la priorità è l'est europeo. E dove sono andate le mafie? Dove sono andati i prestanomi dei mafiosi, dell'andrangheta, della camorra, della mafia siciliana? Sono andati all'est, e non da adesso, da tanto tempo, ma adesso ci vanno con maggiore frequenza perché possono costituire società, e in Slovacchia avevano costituito una società con un ex Miss Universo che era diventata consigliere del presidente Fico e con il capo della sicurezza, immaginate, costituiscono una società e investono il 30%, il 30% investito è denaro che prodotto da attività illecite, il 70% lo ottengono dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Questo è quello che stanno facendo, ma non lo stanno facendo con le armi, lo stanno facendo con la corruzione, lo stanno facendo con le opportunità che offrono, con la liquidità di cui dispongono, ed è questo quello che sfugge al legislatore. Ecco quello che è difficile da far capire nel mondo, perché se noi oggi andiamo a fare delle valutazioni e delle analisi comparative, noi dobbiamo partire dalla situazione italiana, dalla nostra storia, dal fatto di essere riusciti a mettere assieme una legislazione d'avanguardia che non può essere minimamente screditata a livello internazionale grazie a considerazioni del tipo: noi non possiamo prevedere leggi e reati associativi, ma possiamo prevedere soltanto altre soluzioni, altri tipi di interventi normativi. Non è possibile prescindere da questa situazione, perché vedete, i paesi di common law non prevedono il reato associativo, ma hanno limiti oggettivi e soggettivi, perché quando si tratta di operare sequestri e confische di beni illegalmente conseguiti, devono utilizzare i cosiddetti civil remedies, e quindi il diritto civile e non il diritto penale, ed è difficilissimo poter confiscare beni ai mafiosi utilizzando il diritto civile e non il diritto penale. E quindi se noi andiamo in Europa e nel mondo a confrontarci, c'è una disparità, manca quel principio di reciprocità che ci consente di poter applicare la nostra normativa anche lontano dai nostri territori. Ed è questa la grande difficoltà. Le mafie si sono globalizzate, l'azione di contrasto fa fatica a farlo, ma fa fatica a farlo perché manca la volontà politica. Quindi torniamo al discorso del problema della mancanza di una regolamentazione unitaria in materia. E restando in Italia, nel libro scrivete che a considerarla un'azienda, l'andrangheta sarebbe la quarta azienda per fatturato. I fiumi d'oro che arrivano dal traffico internazionale di cocaina confluiscono nei settori più disparati. In questo momento storico, qual è il settore o quali sono i settori privilegiati? L'andrangheta compra e investe soprattutto nella ristorazione, alberghi, ristoranti, pizzeria, questa è la cosa che gli riesce meglio. Poi abbiamo anche delle famiglie di 'ndrangheta specializzate nel mondo dell'edilizia, e c'è un nuovo trend che è quello di comprare latifondi, perché è un grande affare, è un grande business comprare latifondi, e non solo e non tanto perché si ricicla, ma perché si possono fare delle truffe alla comunità europea
con rischi bassissimi. Siccome si tratta di reati di competenza della procura ordinaria, i termini di prescrizione sono veloci, sono più brevi rispetto alla DDA. E allora è difficile, anche se si arresta una persona, sta in carcere pochi mesi, poi bene che vada per la giustizia, questa persona sarà messa agli arresti domiciliari, poi vengono revocati gli arresti domiciliari, quindi il fascicolo va su un binario morto. Mediamente questa tipologia di reati si prescrivono, dato il carico di lavoro, dato che il potere politico non ha avuto il coraggio, la volontà e libertà di informatizzare il processo penale, quindi i tempi dei processi sono biblici, i tempi dei dibattimenti sono biblici, ed allora si investe, si insiste sulle truffe della Comunità Europea. Ad esempio, noi abbiamo di recente sequestrato il più grande parco eolico d'Europa, che si trova in provincia di Crotone, 350 milioni di euro, che aveva costruito una famiglia di 'Ndrangheta. Questo pesco parcheologico è stato costruito con i soldi della Comunità Europea. Un altro business, un altro affare, è anche lo smaltimento dei rifiuti, ma andiamo ora sulle fonti rinnovabili. Non solo sui parchi eolici, ma anche sulla trasformazione dei rifiuti, sulla lavorazione dei rifiuti. Noi non so se stiamo seguendo, se in tutta Italia si sta seguendo questi nuovi filoni, queste nuove tendenze da parte delle mafie, perché mi sembra che gli investigatori sono molto proiettati e preoccupati del terrorismo e non delle mafie. Cioè qui sta accadendo che la possibilità teorica di 10 fanatici dell'ISIS condizionino, devino i piani, i progetti di contrasto alle mafie. E questo fa il gioco delle mafie. Quando ad esempio mi si fa la domanda, ma c'è un rapporto tra 'Ndrangheta e ISIS, che non so su quali basi, qualche mio collega ha detto sì, però non ha spiegato come, non ha spiegato chi. Io sono abituato, se dico una cosa, a fare 10 esempi, se no non dico quella cosa. Cioè, come fai a dire che la 'Ndrangheta è collegata con l'ISIS? E per quale motivo la 'Ndrangheta dovrebbe essere collegata con l'ISIS? Qual è l'interesse della 'Ndrangheta o di La Camorra, di Cosa Nostra, avere a che fare con l'ISIS? Ma stiamo scherzando. Cioè, il mafioso sta a 10.000 km distante dal terrorista. Ma se lo vede, si gira dall'altro lato. Perché sapendo che la polizia giudiziaria è proiettata e orientata sul terrorista, che vada vicino al fuoco che mi brucia, che sono scemo. Ma poi, quale sarebbe l'interesse economico o ideologico della mafia con il terrorista? Che hanno da spartire? Per la vendita di armi. Come per la vendita di armi? E perché se la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, la Camorra vuole comprare armi, deve andare dall'ISIS? E si vendono tante di quelle armi in Svizzera? E di fronte qui abbiamo la Bosnia, il Montenegro, la Croazia, dove ogni famiglia nucleare ha 4-5 Kalashnikov, 10 kg di esplosivo e 50 bombe a mano, perché nella sua testa è convinto che tornerà la guerra. E allora, se un Kalashnikov a Sarajevo costa 750 euro, io che faccio? Perché avere un Kalashnikov ho bisogno di andare dal terrorista dell'ISIS. E mi faccio una passeggiata, parto dal porto di Ancona, mi faccio una passeggiata, vado e mi compro il Kalashnikov, giro l'Adriatico con la macchina. Cioè, quando si dicono certe cose, bisogna che molte volte la gente parla per vedere gli altri che sgranano gli occhi. Cioè, quindi sparano queste cose perché poi il giornalista, magari intimorito dall'altro lato perché lo dice una persona autorevole, magari ha paura, gli sembra male a dire, ma mi scusi procuratore, ma in base a che cosa mi sta dicendo che c'è questo rapporto? Mi faccio un esempio, mi dica un'indagine,
mi dica un arresto, un'operazione dove c'è 'ndrangheta, Isis, 'ndrangheta, Isis, Camorra o Cosa Nostra. Quindi dobbiamo anche essere attenti noi quando parliamo e quello che diciamo, dobbiamo sostanzialmente misurare le parole, dire tutto ciò che possiamo dimostrare e che ovviamente non oggi alle indagini, ma non sparare e disinformare o terrorizzare la gente inutilmente. La gente, alla gente bisogna dire la verità, bisogna dire, guardare negli occhi, dire le cose in modo crudo, duro e asciutto, perché devono prendere coscienza e posizione di una realtà, ma non sparare per vedere la gente con gli occhi sgranati. Hai fatto riferimento en passant anche al settore dell'edilizia. Emilia Romagna e Abruzzo hanno già sperimentato le infiltrazioni ndranghetiste nella ricostruzione post-sisma. Qui nel Maceratese ad oggi ci sono due imprese subappaltatrici che sono state segnalate dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza e la DDA di Ancona, perché i titolari sono sospettati di essere vicini alla criminalità organizzata. E secondo lei cosa bisogna fare per impedire che anche qui possano aprirsi dei varchi? Allora, intanto le mafie, in particolare 'ndrangheta e Camorra, sono specializzate nel mondo dell'edilizia e loro, queste organizzazioni criminali, offrono servizi a prezzi concorrenziali, cioè loro riescono a rifornire, a fornire servizi con ribassi del 30-40%. E in questi ultimi 12 anni di crisi economica che ha toccato anche l'Italia centrale e l'Italia settentrionale, le mafie hanno avuto maggiore possibilità, maggiore di penetrare nel tessuto economico e imprenditoriale. Perché? Molti imprenditori, anche che erano nel mondo dell'imprenditoria da tre generazioni, sono state in crisi. Ora si dice un po' meno, si dice che da un anno c'è un po' di respiro, ma ci sono stati 5, 6, 8 anni fa buio pesto. E allora molti imprenditori dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale, ad esempio emiliani, hanno deciso di accettare soci di minoranza di provenienza dall'ndrangheta, gente con grande liquidità che è venuta qui con valigie di soldi, contanti. Ora, in un momento di crisi, in un momento in cui nessuno aveva soldi, quando ti arriva uno con disponibilità illimitate, una domanda e una risposta alla Marzullo te la sei fatta. Quindi non puoi dire, quando viene beccata con le mani nella marmellata, che non sapevi, che non capivi, che quello era un 'ndranghetista, perché tu sei di Perugia o perché tu sei di Pordenone. Quando tu imprenditore del Maceratese o di Reggio Emilia o di Modena hai comprato il calcestruzzo a 100 e ti arriva un tizio con un lieve accento calabrese e ti offre il calcestruzzo a 60 o il tondino di ferro o lo smaltimento dei rifiuti o 10-12 operai con un ribasso del 40%, è una domanda te la sei fatta. La verità è che si fa finta di non capire, la verità è che si chiudono i soldi, gli occhi, perché i soldi piacciono o perché si pensa che quello è il modo, la scorciatoia per uscire dalla crisi. Io ricordo qualche anno fa abbiamo fatto un'indagine dove eravamo in Umbria, provincia di Perugia, e c'era un imprenditore perugino che aveva fatto entrare due soci di minoranza, come soci di minoranza due 'ndranghetisti. E noi quindi avevamo messo la microspia nella casa di questo imprenditore. E la moglie dice all'imprenditore, al marito, dice: ma sai, questi non è che mi piacciono, non mi tranquillizzano, cioè non sono tranquilla, questi qua mi fanno paura, mi preoccupo. E mi dice: non ti preoccupare, dice il marito, stai tranquilla, lo terremo un paio d'anni,
ci solleviamo, usciamo da questa difficoltà, poi gli liquidiamo la loro parte, la loro quota e ci riprendiamo l'azienda. Non era passato mezz'ora da questo dialogo che bussano alla porta. Erano questi due drenghetisti. Si siedono in cucina e dicono, fanno questo discorso all'imprenditore: guarda, tu ora siamo soci, ma tu stai tranquillo, non hai lavorato finora, non ti devi preoccupare, stai tranquillo, da questo momento ce la vediamo noi, gestiamo noi l'impresa, tu stai tranquillo, hai la tua quota, ti arrivano i soldi, senza, non devi fare niente, ce la vediamo noi, che loro serviva quell'impresa per riciclare. Questo vi spiega che dalle mafie non si esce vivi. Uscire vivi non voglio dire nel senso fisico del termine, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista imprenditoriale non si esce vivi, si esce stritolati, si diventa garzoni della propria attività imprenditoriale. L'attività imprenditoriale li gestisce, li gestiscono quei soci di minoranza. Quindi attenzione a voi imprenditori a fare entrare questa gente, meglio fallire. Se uno è in difficoltà e fallisce, ha la possibilità di ricominciare da zero. Se ad esempio ci si rivolge agli usurai, in particolare se sono gli usurai mafiosi, questi usurai non solo vi faranno perdere l'attività aziendale imprenditoriale, ma perderete anche la stima e l'amore di vostra moglie e dei vostri figli. Perché voi non avete idea, nel momento in cui un usuraio, voi avete già due o tre istanze di fallimento nel cancello fallimentare, un usuraio vi presta i soldi, inizialmente l'interesse è basso, poi pian piano questo interesse cresce fino a stritolarvi. È quello quando vi chiede i soldi, viene nel negozio, apre la cassa, vi prende i contanti, poi viene e si prende un po' di prodotti senza pagarveli, poi vi dà una passata di botte, poi vi chiama alle due di notte a casa, poi chiama a casa quando voi siete nel negozio e quindi vi creano guerra in famiglia. Quindi non solo poi si perde il negozio perché voi dovrete vendere quel negozio e se lo comprerà un prestanome dell'usuraio, quindi voi avete già perso il negozio, ma nel frattempo vostra moglie, i vostri figli vi vedranno come un pugile suonato, vi vedranno come un fallito sul piano psicologico. Loro hanno sposato un uomo scuro, forte, capace di risolvere i problemi, e invece si ritrovano un mollaccione, si ritrovano un pugile suonato. Quindi attenzione, non pensate mai di rivolgersi all'usuraio. Se l'attività non va bene, a malincuore, piangendo, ma è meglio portare i libri in tribunale. Ma non rivolgetevi mai agli usurai. È la cosa più sbagliata che possiate fare. Se non ce la fate, lasciate l'attività prima di perdere quel poco di serenità e di amore che vi rimane da parte della famiglia. Nel libro un altro passaggio interessante è quando insomma sottolineate che l'Andrangheta opera grazie ad alleanze strategiche, perché la corruzione continua ad essere comunque l'ossatura del potere mafioso di qualsiasi mafia. Questa zona grigia o zona di mezzo quanto è estesa? Noi diciamo che per comprendere le mafie bisogna ragionare per sottrazione. Se non ci fosse il consenso sociale non ci sarebbero le mafie, e se non ci fossero i colletti bianchi non ci sarebbe il riciclaggio di denaro, quindi l'investimento mafioso. La zona grigia è fondamentale perché è difficile pensare alle mafie in contesti diversi da quelli relazionali. Quando si fanno studi strategici e quindi analisi comparative, noi analizziamo le mafie e mettiamo a confronto le varie realtà. Se noi mettiamo a confronto
la Yakuza, le triadi, le nostre mafie, scopriamo che hanno tante cose in comune. Una cosa importante è il mito ed è l'autolegittimazione. Loro devono cercare di creare una costruzione ideologica che li porta a non identificarsi e a non definirsi criminali, ma qualcosa di diverso. E in quel caso, nel caso delle mafie, uomini d'onore. Questo è un aspetto importante, quello appunto dell'autolegittimazione. L'aspetto importante, o ancora più importante, è quello della capacità relazionale. Le mafie senza consenso sociale, senza relazioni esterne, non sarebbero mafie. Ci sono due termini in inglese molto efficaci per descrivere questo fenomeno: bonding social capital e bridging social capital, nel senso che la coesione interna e le relazioni esterne. Non è possibile prescindere da queste due caratteristiche. Una è fondamentale ed è la coesione interna, cercare di evitare il meno possibile delazioni e defezioni, ma l'aspetto fondamentale è quello della capacità relazionale. La capacità relazionale si stabilisce con persone estranee all'organizzazione e questo è una caratteristica che l'Andrangheta ha capito da subito, dal 1869, quando è stato sciolto il primo consiglio comunale d'Italia, quello di Reggio Calabria. Proprio grazie alla relazione che l'Andrangheta aveva creato con la destra cavoriana, liberale e massonica, condizionando l'esito dell'elezione amministrativa a Reggio Calabria nel 1869. Da quel momento la capacità relazionale è stata determinante, perché noi la vediamo con il ritorno degli americani dopo il terremoto del 1908. Gli americani tornano, nel senso i calabresi emigrati in America e poi rimandati come indesiderati in Calabria, tornano e gestiscono tutta la fase della post terremoto. E la troviamo durante il fascismo. Mussolini nel discorso dell'ascensione parla dei massoni, parla di Cosa Nostra, ma non fa nessun riferimento all'Andrangheta. L'Andrangheta in quegli anni, come dimostrano recenti documenti che siamo riusciti a recuperare io e Nicola Gratteri, era particolarmente infiltrata fino a raggiungere posizioni di vertice all'interno del Partito Nazionale Fascista in Calabria. E questa capacità relazionale la riesce a sviluppare soprattutto dopo il 1869, con l'introduzione della Santa, una dote o qualcosa che consente agli ndranghetisti la doppia affiliazione, e cioè l'affiliazione all'Ndrangheta e l'affiliazione alla massoneria deviata, e la notiamo dappertutto nel mondo. Non è una caratteristica della Calabria. Molti hanno sempre pensato all'idea del contagio e all'idea del soggiorno obbligato come fattore determinante dell'espansione dell'Andrangheta. È una sciocchezza di dimensioni straordinarie. Se noi andiamo a fare una verifica, il primo consiglio comunale sciolto in Italia del nord è quello di Bardonecchia, non ci sono soggiornanti obbligati, e possiamo andare a vedere e a riscontrare questo dato in tante altre parti d'Italia. Quello che ha consentito il radicamento dell'Andrangheta è stato una reciprocità funzionale, cioè un abbraccio tra chi chiedeva, chi aveva bisogno dell'Andrangheta e chi invece forniva servizi di cui avevano bisogno imprenditori e politici. Mi spiego meglio. L'Andrangheta si è manifestata e si è radicata sia negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in molte altre parti d'Italia, e non soltanto in Calabria, grazie a che cosa? Garantivano manodopera a basso costo, garantivano sostegno elettorale in cambio di appalti, subappalti e di protezione. Questo ha consentito il radicamento. Se noi analizziamo questo dato, riusciamo chiaramente a capire l'importanza della capacità relazionale. Se non ci fosse stata capacità relazionale, non ci sarebbe stata Ndrangheta. Ecco perché la normativa va adeguata e va modificata. Quando noi diciamo che la normativa
La nostra normativa, la normativa italiana, è una normativa all'avanguardia, ma è una normativa perfettibile, perché non tiene conto di un aspetto fondamentale, che è quello del concorso esterno. Su questo si dovrebbe fare un altro convegno, ma il concorso esterno è fondamentale per capire il radicamento della 'ndrangheta, perché la 'ndrangheta da sola non riesce ad affermarsi, non può affermarsi, perché dovrebbe utilizzare la violenza o quantomeno la corruzione, ma non potrebbe creare quello di cui vi ho parlato io, quel capitale sociale che si costruisce attraverso le relazioni e quindi quella zona grigia che garantisce l'affermazione della 'ndrangheta. Perché vedete, se la 'ndrangheta fosse un'organizzazione criminale, l'avremmo già sconfitta. La 'ndrangheta è un sistema, non è un'organizzazione, è completamente diverso dall'organizzazione. L'organizzazione è un aspetto numerico e noi sul piano numerico li possiamo sovrastare. Il problema è che loro sono riusciti a fare sistema, noi no. E il sistema che li ha resi forti nel mondo è proprio quello della relazione, della capacità relazionale. Vi faccio un esempio. In Canada la commissione Charbonneau ha costretto 3 sindaci a dimettersi. Perché? Perché gestivano gli appalti in maniera poco lecita, garantendolo organizzazioni criminali, a gruppi criminali come appunto la 'ndrangheta o Cosa Nostra canadese, grazie a uno scambio di favori. In Australia la 'ndrangheta è riuscita a condizionare decisioni del Ministero dell'Immigrazione ed è riuscita addirittura a sedersi al tavolo del primo ministro in uno scandalo che ha portato il partito laborista e il partito liberale a dover ammettere di aver ottenuto finanziamenti nella campagna elettorale da 'ndranghetisti e da rappresentanti di 'ndranghetisti. Un ministro di un Länder tedesco è stato costretto a dimettersi in Germania perché aveva rivelato ad un ristoratore originario della provincia di Cosenza alcune notizie riservate, privilegiate, rivelando alcuni contenuti di un'indagine in corso. Ecco, questo ci fa capire chiaramente l'importanza della capacità relazionale. Se non ci fosse stato il consenso sociale, che il silenzio e l'accettazione e la legittimazione del mafioso sul territorio, se non ci fosse stata questa voglia, questa domanda di 'ndrangheta che cresce, vedete, è forse il termine giusto da operare, c'è una domanda di 'ndrangheta, cioè la gente la cerca, la gente la vuole, la gente la legittima, la gente la riconosce. Questo è quello purtroppo che è preoccupante, perché ci sono professionisti, ci sono imprenditori, che hanno politici soprattutto, che hanno bisogno dei voti, dei soldi della 'ndrangheta. Questo rende oggi la 'ndrangheta forte. Ecco, se riuscissimo a fare delle modifiche normative e a punire con maggiore severità la zona grigia rispetto al sistema criminale, e quindi punire chi aiuta la 'ndrangheta ad avvantaggiarsi e a riciclare denaro o a fare tante altre cose illecite, forse riusciremmo in qualche modo ad avere maggiore successo, perché purtroppo chi aiuta la 'ndrangheta spesso riesce a farla franca, e invece è quello l'aspetto importante. Per colpire e combattere la 'ndrangheta bisogna colpire quel coacervo di interessi che ruota al di fuori dell'organizzazione criminale, ma che è funzionale al successo di questi gruppi criminali. Ed è questo quello che un paese serio dovrebbe fare per cercare di risolvere un problema che va avanti da troppo tempo.